Lunedì 21 maggio, sono le 12.33 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Si apre una nuova settimana in nostra compagnia, tutti i giorni in diretta qui alle 12.30 per raccontarvi Milano, la città metropolitana, i protagonisti che fanno la nostra città. Oggi parliamo di una fondazione, parliamo di architettura, ma vedremo che non è solo quello, anzi a volte sembra quasi un po' un pretesto, mi sembra, l'architettura, per parlare poi di tanto tanto altro e anche di, insomma, fare un po' di cultura che non manca mai e che è sempre ben accetta nella nostra città. Lo facciamo con la vicepresidente della Fondazione Franco Albini, Paola Albini. Buongiorno Paola. Buongiorno a te. Buongiorno, benvenuta. Allora, prima di tutto devi spiegarci bene che cos'è la Fondazione Franco Albini. La Fondazione Franco Albini è una fondazione che è nata nel 2007 in memoria di, in questo caso, mio nonno, anche quindi c'è stata anche questa componente familiare, però sostanzialmente è nata per divulgare un archivio che è stato vincolato dallo Stato italiano come patrimonio storico nazionale nel 2003. Dato che la fondazione ha la peculiarità di convivere anche con uno studio di architettura che è tuttora operante, quello che io, insieme ovviamente al mio team favoloso, stiamo facendo è proprio cercare di divulgare non solo l'opera ma anche i valori e il metodo che sottendeva a queste opere, che comunque hanno fatto scuola nel mondo e tuttora vengono studiate in tutte le università. Prima dicevo appunto che, insomma, non si parla appunto solo di architettura, di stile design, a volte quasi sembra un pretesto per spiegare meglio ancora un po' di più proprio come bisogna approcciarsi più generalmente, mi farebbe dire, proprio al mondo, a quello che ci circonda, giusto? Assolutamente. Io ho la peculiarità che non sono architetto, quindi ho un percorso di, sono laureata in psicologia e ho sempre fatto teatro per 20 anni. Quindi diciamo che la fondazione nasce anche con questa, per questo incontro che io ho fatto con un regista anziano, il quale mi ha fatto promettere tempi non sospetti, quindi parliamo di quasi 20 anni fa, che un giorno sarei andata alla ricerca delle mie radici. Questa occasione è avvenuta nel 2007, quando Renzo Piano, che è stato il grande allievo storico di mio nonno, ha dedicato una mostra in triennale che si chiamava Zero Gravity, perché Albini è considerato l'architetto della leggerezza, per il centenario della sua nascita. Io in questo contesto mi sono ritrovata a fare il video della mostra e ho letto all'interno di questo mondo che iniziavo ad approcciare in maniera molto più approfondita degli ingredienti che potevano davvero servire non solo per l'approccio professionale, ovviamente sono fondamentali per chi vuole fare questo mestiere, ma anche per la gente comune. Quindi quello che da 10 anni stiamo cercando di fare, imparando sempre anche come anche noi come approcciarci alle cose, è proprio la divulgazione di questi criteri della scuola di metodo. I criteri della scuola di metodo di Albini erano essenzialmente 4, quindi erano la ricerca dell'essenza, la scomposizione e la ricomposizione della realtà, che dal punto di vista professionale è essenziale, perché questo consente di portare un po' della precisione del design nell'architettura, perché scomponendo un'opera anche architettonica in pezzi tu riesci a verificare ogni singolo dettaglio profondamente e poi a ricomporlo in un insieme. Questo era proprio un metodo di procedere. Se vogliamo traslare questo metodo dal punto di vista personale anche, significa comprendere e scomporre i condizionamenti, cioè quindi quello che magari non ci appartiene o non ci appartiene più, e ricomporre un'immagine nuova anche di noi. Un altro principio, il terzo principio, era la verifica continua di una prima idea. Quindi Albini portava avanti il progetto di una seggiolina anche per 16 anni, quindi questa cosa era molto peculiare, perché quando si trova un'idea valida, lui verificava tutte le potenzialità di quest'idea, quindi la testava in altri ambiti, fino davvero a spingere l'idea oltre il limite delle proprie potenzialità. E questo significa anche il monitorare un percorso, che è una cosa fondamentale, per cui l'idea di guardare da dove, se siamo in condizione con i nostri obiettivi o se stiamo andando a zigzag. E l'ultimo
criterio del metodo, che però lega tutti gli altri e diciamo che è il fondamento, era il senso della responsabilità sociale, cioè il fatto di avere la consapevolezza di appartenere ad un contesto e di avere un ruolo ben preciso in questo contesto. Tutto normale, insomma, parliamo di un'idea nata molti molti anni fa, insomma, responsabilità sociale è una di quelle parole che si sente tantissimo ultimamente, chiunque parla di responsabilità sociale, parlarne anche già solo 30-40 anni fa era una cosa veramente avveniristica. Sì, il punto è che 30 anni fa era vissuta veramente, non se ne parlava soltanto. Cioè, ecco. Quindi non solo mio nonno, ma tutti gli architetti del movimento moderno, che è l'unico movimento che abbiamo avuto in Italia poi, avevano tutti questi idea di cambiare il mondo attraverso la propria professione, quindi c'era una grande contaminazione anche tra, non so, Scarpa, Albini, Gardella, cioè gli architetti che poi hanno tracciato questo nuovo linguaggio del Una cosa che spesso però avevano in comune anche questi architetti, designer e visionari, mi viene a dire a volte, e che erano anche spesso dei giovani in realtà, a volte giovanissimi anche. A volte giovanissimi, assolutamente. Cioè, cosa ci insegna questo per un tempo, quello di adesso, dove insomma sembra che si dica, no, che non è un paese per giovani il nostro? Sì, in effetti è così. No, ci insegna molto. Allora, quello che io poi mi sono portata a casa attraverso questa esperienza di approfondimento e che mi rendo conto che ha molto intaccato la mia vita poi personale, è stato proprio questo esempio di resilienza che loro portavano. Loro erano tutti giovani che si trovano ad operare in epoca fascista. All'inizio il fascismo sembrava aprire le porte a questo movimento, e non solo, cioè, e poi invece c'è il grande tradimento del fascismo. Quindi loro da fascisti diventano tutti antifascisti, alcuni perdono anche la vita in campo di concentramento per coerenza con i loro valori. Ma nonostante questo, mio nonno in tempo di guerra andava, aveva un piccolo studio a Piacenza, non c'erano committenze ovviamente, non c'era lavoro, ma loro si presentavano puntuali come degli orologi e continuavano. Noi abbiamo trovato in archivio questo faldone di prospettive di mobili. Quindi continuavano a sperimentare, continuavano a progettare, nonostante non avessero al momento delle committenze precise. Questo... dire, nonostante ci fossero poi le bombe che cadevano proprio, cioè nel senso, stavamo di guerra, cioè in un momento di guerra l'architetto, il grande Albini in questo momento guarda comunque a un mobile, a un cercare di vivere una vita, mi viene a dire, poi normale forse. Assolutamente, quindi l'architettura è stata la salvezza per molti di loro, no? Quindi l'aggrapparsi a una passione, il fatto di non mollare, il fatto di continuare a portare avanti la propria idea e la propria missione, ha fatto sì che poi nel dopoguerra molte di queste opere che erano state progettate per essere chiuse in un cassetto sono diventate poi delle opere che hanno fatto davvero scuola nel mondo. Quindi questo è estremamente importante, e quello che infatti noi cerchiamo di fare, oltre alle attività istituzionali, quindi le mostre, le pubblicazioni, le consultazioni, visite guidate che abbiamo di varie tipologie eccetera, riservate più diciamo per il settore, quindi per gli architetti eccetera, è proprio l'idea di passare anche una forma mentis progettuale, cioè questo è fondamentale. Quindi, perché... uno tra le progettualità più importanti appunto della fondazione c'è proprio quello di fare formazione e divulgazione, ma formazione soprattutto non agli addetti ai lavori, non solo agli altri lavori, assolutamente, anzi. Assolutamente, perché poi la forma mentis del designer è una forma mentis particolare, cioè è abituata alla progettualità, quindi a riconoscere dove stanno i problemi, a riconoscere dove stanno i bisogni e quindi a fornire anche delle risposte quasi ancora prima che questi bisogni emergano, perché quando sei veramente in contatto col tuo tempo questa cosa la riesci a fare, no? Cioè riesci ad avere una visione di dove stiamo andando e quindi a proporre delle soluzioni ancora prima che i reali bisogni emergano. Questo è l'innovazione, è la base dell'innovazione, e l'innovazione avviene in qualunque campo, solo che questo campo in particolare ha da fornire come strumento sicuramente questo modo di diventare progettuale rispetto anche alla propria vita in generale, oltre che a una professione.
Diciamo appunto una storia di giovani. Ai giovani vi riferite tanto, nel senso che appunto nella vostra formazione, nei vostri eventi, anche cercate sempre di dare spazio sempre di più. Mi dicevi infatti, cioè, a chi si rivolge la fondazione? Praticamente a chiunque, mi viene da dire, a tutti, facile età. Sì, sì, si rivolge, vabbè, a studenti, architetti, eccetera, però ai bambini anche, perché comunque i bambini sono di fatto il nostro futuro, quindi è un target che a noi preme particolarmente. Ecco, che cosa si può insegnare, cosa si può far capire a un bambino di una materia così complessa appunto come quella del design o comunque dell'architettura, e perché secondo te è importante invece fare, uno verrebbe a dire chissà quante cose più importanti ci sono da spiegare a un bambino, invece tu ci parla, no, è importante questo perché? Ma allora, intanto i bambini reagiscono con danno delle risposte che sono davvero innovatorie ogni tanto, quindi la prima cosa che è importante trasferire è che, da cui loro vengono particolarmente colpiti, è che quello che ci circonda generalmente, che noi diamo per scontato, ha un pensiero dietro. Quindi prendo un esempio banale, la metropolitana. Uh-huh. Mio nonno ha progettato la prima metropolitana di Milano, che ha vinto un Compasso d'Oro, e poi pochi sanno che la metropolitana di New York, di Città del Messico, eccetera, hanno copiato questo standard. Sì. Per i bambini il fatto di andare in metropolitana e vedere le cose con occhi nuovi, quindi sapere che ogni cosa ha un senso, apre una finestra proprio nel modo di osservare. I bambini sono curiosi, per fortuna ancora, quindi questa idea di questo metodo di scomposizione e ricomposizione, cioè andare a capire in profondità come sono fatte le cose per poi ricomporle nel tuo modo di vedere il mondo, quindi il tema da passare, e che loro recepiscono molto bene, è proprio quello che, scomponendo e conoscendo come funziona il mondo che ci circonda, tu puoi poi ricostruirlo secondo la tua peculiarità. Quindi è proprio il passargli una sorta di forma mentis che riguarda loro stessi e che riguarda anche un modo di guardare le cose, cioè di andare in profondità. Che eventi ci sono in programma per la Fondazione Albini? Avete qualcosa in programma? Sì, allora adesso noi da un po', appunto, io ho questa forma mentis teatrale, quindi da qualche anno abbiamo creato, cioè, ho scritto e diretto alcuni spettacoli per aiutare le persone a entrare nel progetto partendo dall'origine delle idee, quindi da degli strumenti che possono servire a tutti, no? E che in qualche modo avvicinano anche questi mostri sacri che molto spesso sembrano lontanissimi e inarrivabili, in realtà appunto favorisci l'immedesimazione con un percorso fatto da esseri umani esattamente come noi. Adesso è in programma questo terzo spettacolo che si chiamerà La Via del Talento e che apre questa nuova Academy della Fondazione, quindi un nuovo ramo dedicato proprio alla formazione dei talenti, quindi al riconoscimento, per aiutare le persone a riconoscere i propri talenti e a svilupparli. E questo spettacolo è uno spettacolo che ha anche un linguaggio molto particolare, perché è un linguaggio interattivo in cui il pubblico si trova a relazionarsi direttamente con, in questo caso con me e un musicista. Uh-huh. E in cui l'innovazione viene raccontata e i principi del metodo vengono raccontati attraverso questo parallelismo dell'innovazione musicale e l'innovazione del design. Questo è uno spettacolo che apre questo nuovo canale, quindi spiegaci meglio questa cosa dell'Academy che mi stavi dicendo, appunto. L'Academy appunto ha come idea quella di aiutare le persone in fase di scelta a capire chi sono e che cosa vogliono fare davvero. Noi siamo convinti che il talento spesso si trovi dove c'è la passione, quindi il fatto di credere nelle proprie passioni e di capire, di andarci a fondo, quindi scomporle e ricomporle per capire come trasformare queste passioni in un futuro, è una cosa, appunto, è quello che noi cerchiamo di fare attraverso anche, è un metodo interdisciplinare che unisce il coaching, che unisce il design thinking, che unisce tecniche teatrali, quindi che aiuta le persone a intercettare il proprio talento, e questo
è dedicato ai giovani, ma è dedicato anche alle persone di 50 anni che si trovano a doversi reinventare, a chiunque si trovi in una fase di vita in cui deve scegliere una direzione oppure reinventare completamente una propria strada. Il format parte dallo spettacolo perché lo spettacolo è un'occasione collettiva in cui se si lavora con i ragazzi, non so, della quinta liceo, prima che i ragazzi inizino questi percorsi di approfondimento, è un momento in cui loro possono vivere un'esperienza insieme anche agli insegnanti e ai genitori, cioè in modo tale che gli insegnanti e i genitori sappiano qual è la direzione che poi i ragazzi vanno ad intraprendere. Prendere nei percorsi di approfondimento e possono anche aiutare a sostenerli. Voi mi sembra un po' che fate una specie di formazione sulla forma mentis della progettualità, in un certo senso, no? Cercando di aiutare tutti noi ad avere una forma mentis un po' più spiccata verso quel tipo di progettualità che ci vuole non solo nell'architettura, ma poi appunto nella vita di tutti i giorni. Allora ti chiedo, visto che tu sei stata una delle prime forse a imparare questa cosa, che cosa hai imparato da questo tipo di metodologia? Il fatto che non viviamo da soli, cioè il fatto che comunque qualunque cosa facciamo, se è fatta in un certo modo, può creare valore per qualcun altro. Questo mio nonno diceva, è più dalle nostre opere che diffondiamo delle idee che non attraverso noi stessi, ed è un ribaltamento di quello che invece accade oggi, no? In cui spesso si punta molto a emergere a livello personale. In realtà, cioè, mi ha insegnato un lavoro che va a smontare l'ego e a capire anch'io sempre. Nel periodo di Archistar, stanno sentendo dire anche, sono queste grandi opere che sono sovente dei simboli per l'architetto, in realtà più che per la comunità. Assolutamente, e invece l'architettura è il simbolo della civiltà di un popolo, se vogliamo, no? Cioè, quindi lo spazio ha un impatto pazzesco su anche la vita delle persone, no? Per cui Allora, raccontaci bene lo spettacolo, quando sarà e dove, forse, se siamo già, dobbiamo ancora aspettare. Allora, questo nuovo spettacolo sarà il 14 settembre, non posso ancora dire dove, ma diciamo in uno dei teatri più importanti, okay, di Milano. Ok, trattative. Perché bisogna venire a vedere La Via del Talento? Perché è un'esperienza di riflessione che apre soprattutto delle domande, forse più che delle risposte, ma mette un seme verso qualcosa che comunque di cui ognuno ha bisogno, credo, che è proprio l'intercettare quello che siamo veramente e quello che siamo anche più a fare. C'è una domanda un po' personale invece: com'è conoscere le proprie origini, il proprio nonno, attraverso le opere che ha lasciato? Perché immagino che voi forse non vi siete neanche mai conosciuti, quindi sapere che cosa è stato tramite quello che ha lasciato, però. Cioè, non è la fortuna che molti non hanno avuto questa fortuna, no? Invece. No, è stata una domanda assolutamente calzante. Anche perché io mi sono approcciata a lui in un'età in cui avevo già fatto il mio percorso. Quindi ho davvero conosciuto mio nonno attraverso le sue opere e ho capito quanto questa cosa sia importante, e soprattutto ha acceso in me sicuramente un senso di responsabilità che magari prima avevo, ma in maniera molto più confusa, no? Per cui studiando le opere, ma il pensiero anche che stava dietro e tutti i valori che erano valori sacrosanti, che allora erano ancora valori molto solidi, mi ha fatto interrogare su molte cose, cioè anche su quello che voleva essere sempre più chiaramente la mia direzione, e non finisce mai, perché comunque quando uno lascia tutte queste opere, in ogni opera ci sono dei messaggi, no? E non finisci mai di interpretarli. Hai detto appunto tutte queste opere, poi parliamo di un archivio immenso, mi dicevi che poi è stato anche salvaguardato dallo Stato italiano, giusto? Sì. L'opera di salvaguardia dell'archivio come funziona? Come può uno può accedere a questo archivio? Come funziona? Uno può accedere a questo archivio, la salvaguardia significa che l'archivio non può uscire dall'Italia, deve essere conservato tutto insieme, cioè unito. Quindi però parliamo di quanti? Parliamo di 22.000 disegni, di 6.000 fotografie, di lettere, libri, quindi è veramente infinito, relazioni di progetto.
L'archivio è aperto alle consultazioni, quindi, e la cosa interessante è che, appunto, ribadisco questo elemento di continuità con lo studio, perché chi viene a consultare l'archivio ha la possibilità comunque di vedere anche come uno studio oggi può reinterpretare quegli stessi principi e rilanciarli, cioè capire che quei principi sono validi ancora oggi. E comunque è anche una fonte di ricerca continua, per cui mio nonno ha disegnato delle opere di design, per dire, che oggi sono tuttora rieditate da grandi aziende, ma anche mobili singoli che venivano disegnati per il singolo appartamento. Questo fa sì che oggi magari riceviamo tante richieste di certificazione di ogni singolo pezzo, cioè se è originale di Albino o meno. Questo richiede sempre una ricerca. Quindi Anche l'archivio questo veramente è uno scoprire per nostro nonno sempre ogni giorno di più. Perché, sì, non finisce, cioè la cosa cioè. incredibile è che non finisce mai, cioè, e non finisci mai di capire, di interpretare, di notare dei dettagli sempre più in profondità, quindi è davvero una E anche di come ha fatto scatola. scuola, perché magari appunto a volte magari l'opera non è sua, ma è ispirato, magari Assolutamente. prende spunto e quindi si vedono come ha fatto scuola e ha segnato proprio il suo tempo. I suoi tempi, Assolutamente. anzi, per dire, insomma, ne ha Sì, passati più di uno di tempo, forse. assolutamente. Sì. Ricordiamoci bene allora le coordinate anche per seguire la vostra opera, anche per seguire l'Academy, dove possiamo trovare tutte le informazioni sulla Fondazione Albini. Allora, sul sito che è www.fondazionefrancoalbini.com, e sul sito ci sono anche tutti i contatti e riferimenti per scriverci se uno vuole, perché le visite guidate, per esempio, adesso abbiamo aperto 5 tipologie di visite diverse, quindi ci sono gli approfondimenti sul design, sugli allestimenti, sulle architetture e sulla metropolitana, e poi ci sono i laboratori per i bambini. Quindi queste sono tutte a prenotazione, perché lo studio è esattamente così com'era, così come lui l'ha lasciato, è lo studio in cui lui ha operato Dove negli si trova? ultimi, Ok. in via Telesio, che è Conciliazione, Metropolitana Conciliazione, è una parallela di Corso Vercelli, quindi in centro, ed è una palazzina Liberty, ed è rimasto praticamente esattamente così com'era. Nello studio e in fondazione ci sono anche dei pezzi unici di design che sono stati esposti in tutto il mondo, nei musei di tutto il mondo, ma sono lì e sono proprio gli esempi di sperimentazione del metodo, quindi è interessante perché sono cose che trovi solo da noi. Perfetto Paolo, allora siamo in chiusura, io ti ringrazio tantissimo per essere stata Grazie a qui voi. con noi oggi, per averci fatto conoscere da vicino, anzi da averla come dire, un po' destrutturata e poi strutturata come metodo la Fondazione Franco Albini, io ti ringrazio davvero tanto, seguiremo Grazie tutte le vostre iniziative sul sito, troverete anche sotto la diretta i vari tag alle pagine, tutto quello che può essere, seguiremo l'Academy da vicino, ti inviteremo, ti a voi. voglio qua a Volentieri. parlare dello spettacolo a Molto settembre, va volentieri, bene? molto volentieri. Ok. Grazie Grazie mille Fabio, davvero, grazie grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alle ore 18 questa sera per l'informazione di Milano News, edizione della sera, il telegiornale con tutte le notizie da Milano e città metropolitana. Grazie mille, arrivederci, a presto.